Laura Fiorini non è nuova a Peter Pan il musical perché è già stata nel cast nel 2012 e non solo. Ciao Laura, bentrovata. Ciao Silvia, grazie mille per questa chiamata, insomma. Ricordiamo qual è stato il tuo ruolo precedentemente a John. Allora, io ho fatto parte dell'ensemble, in realtà ero l'unica donnina in un sacco di alti pirati, ed era il 2012. Era il 2012 è stato il mio primo musical, tra l'altro, perché io ero diplomata da 3 mesi, praticamente. Ed è stato molto emozionante proprio perché mi sono trovata faccia a faccia poi con il protagonista di questo splendido spettacolo che è Emanuele Frattini. Quindi, insomma, ho iniziato bene, diciamo, in maniera molto, molto intensa. E poi? E poi successivamente, nel 2016, mi è arrivata questa chiamata un po' inaspettata dove appunto Maurizio, il regista, mi chiamava nel ruolo di John. Io inizialmente ero un po' restia, nel senso che era un ruolo che non mi sarei mai data. Quindi sono arrivata veramente in sala prove con il copione davanti, dicendo: "Ma sei sicuro che non hai sbagliato?" Cioè, così è partita. E lui mi ha detto: "No, guarda Laura, stai tranquilla, adesso poi quando ti vestiranno e ti vedrai con il cappello, con gli occhiali, vedrai che ho ragione." E infatti fu così, perché poi facemmo lo shooting fotografico ancora prima praticamente di iniziare le prove, e questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Io non ho mai potuto provare, e né tantomeno adesso, che comunque c'è un upgrade anche un pochino, no, del Certo. personaggio, senza gli oggetti di scena. Cioè, io sono inseparabile dal cappello, gli occhiali e l'ombrello, perché il personaggio lo riesco a trovare veramente solo in quel modo. Perché è un personaggio comunque lontano da me, è un bambino sugli 8-9 anni, quindi è in un'età anche un po' particolare, no? Rispetto a Michael, che è più piccolino. E quindi la ricerca della voce, la ricerca nel corpo del personaggio, e per me che sono una femmina, insomma, non è stato semplicissimo. Infatti ogni volta Maurizio mi dice: "No, ti sei dimenticata gli occhiali e il cappello, valli a prendere." Perché anche lui stesso fa più fatica a vedere il personaggio, no? Se Certo. Eh sì, non perché mi comunque sì. costruisco già fisicamente. E una volta trovato fisicamente, poi è arrivato anche tutto il resto, però non è stato semplicissimo, Ci devo dire la credo, mi verità. credo. Ma qual è stato l'upgrade che dicevi dal 2016 ad ora? Ma ci sono dei piccoli cambi, nel senso che ovviamente, essendo John il bimbo, il fratellino, no? Di mezzo, ed essendo quello che ricerca poi l'approvazione del padre, forse più degli altri, e che quindi va per imitazione del papà, proprio per questo cilindro, occhiali, ed è quello che fa finta di essere un po' più composto, poi in realtà non lo è sempre perché è un bambino, è l'unico, tra virgolette, personaggio che si adatta di più al papà che ha davanti. Quindi, in questo caso, Gio di Tonno, quindi alcune sfumature, alcune cose verranno riprese dal suo modo di entrare in contatto con il suo personaggio. Bello. E poi anche il fatto, insomma, quando c'è la scena degli indiani, che John a un certo punto decide di salvare tutti, ecco, anche tutta quella parte lì è stata un pochino modificata, dandogli un colore e un sapore diverso, insomma. Sì, io me lo ricordo molto bene quando sbrocca praticamente. Esatto, e quest'anno sbrocca ancora di più in una maniera diversa. Ah, bene, sono curiosa perché ormai io li ho visti tutti, John, perché seguo questo Sì, spettacolo da sempre, quindi sono hai curiosa. visto tutte le varie fasi di follia. Sì. E E quindi, insomma, anche il personaggio ha un upgrade, giustamente. Poi, certo. cioè, per me sono passati 6 anni, 7 anni, quindi, insomma, non sono pochi in In mezzo sono successe chiusura, altre molto cose. velocemente, Maurizio mi ha parlato appunto che ci saranno delle differenze per lo spettacolo in generale. Tu che li hai fatti un po' tutti, che cosa ci vuoi dire dal tuo punto di vista? Ma allora, secondo me lo spettacolo è diverso perché sono diversi gli interpreti, nel senso che
Ognuno ha il proprio modo di dare vita al suo personaggio, quindi Agenore è diverso, il Capitan Uncino sarà diverso, i colori di Spugna saranno diversi, però ecco, rimaniamo comunque su un Peter Pan, su una struttura che è quella, che non è cambiata, anche perché funziona. Infatti, perché Ha sempre toccarlo? funzionato molto bene e quindi ci saranno comunque le solite cose. Siamo ritornati magari ad un volo che si nota di meno e quindi è bello rispetto agli ultimi anni, secondo me. Però per il resto, insomma, non voglio svelare troppo, Non però per chi ha spoileriamo. visto Peter Pan sicuramente ritroverà la stessa magia che aveva già trovato precedentemente, E che ci ecco. aspettiamo tutti. Grazie, Sì. Laura. A Grazie a te, Silvia. Ci vediamo presto allora. presto. Ciao, ciao. Ciao. Raffaella Alterio, come Laura Fiorini, già è stata Michael in una precedente edizione di Peter Pan e si ritrova adesso nel 2023, quasi 2024. Ciao, benvenuta. Ciao Silvia, grazie. Raccontami allora la tua precedente esperienza come Michael, che tra l'altro è un personaggio particolare perché è il più piccolino ed è maschio. Eh sì, è stata un'esperienza, soprattutto quella della scorsa edizione, per me all'inizio difficile da intraprendere, perché in realtà era il mio vero primo musical che facevo. Cioè, io sono un'attrice di prosa. Ho studiato in un'accademia di prosa, poi ho incontrato Chiara Noschese che mi ha portato a Milano a fare degli spettacoli per bambini al Teatro Nazionale, ma unicamente di prosa. Dopodiché, nel 2018 Maurizio mi sceglie per fare Michael e per me era il primo musical vero e proprio da dover sostenere. Quindi premetto che essendo un'attrice di prosa, io ballavo da piccolina. E il canto per me era arabo e avevo preso qualche lezione di canto e quindi diciamo che il primo allestimento per me è stato molto complesso. Innanzitutto per trovare un po' il personaggio, perché Michael appunto è un bambino ed è piccolo e quindi è maschietto e oltre a essere maschietto è anche molto Eh piccolo. sì. Diciamo che un po' in questo ci aiuta il carattere e le direzioni che Maurizio vuole dare, perché è un regista che dirige molto, quindi che fa capire subito la direzione del personaggio anche portandolo un po', tra virgolette, in maschera. Lui spesso l'ho sentito fare l'accostamento con la commedia dell'arte, Che quindi un bello. po' tutti i suoi personaggi sono dei personaggi in maschera come quelli di una commedia dell'arte, quindi prendere il bambino piccolo e portare il bambino piccolo guidata è stato possibile. Poi metterci un po' di Raffaella dentro è stato ancora più possibile perché capendo lo schema generale e poi logicamente trovi il bambino che è in te, che al di Chiaro. là che se sia uomo o donna è comunque un bambino e quindi è stato bello portare quella purezza e quella delicatezza della mia bambina, che magari è differente dalla delicatezza della tua bambina o della bambina di un altro performer, perché sono dei nostri vissuti e tutti noi se li scaviamo li troviamo ed è stato molto bello incontrarlo, Michael, e incontrare la mia bambina. Mi piace questo che stai dicendo, anche perché insomma io dico sempre che la parola performer mi piace poco, sono tutti attori, poi sono attori che cantano e ballano, e tu che vieni dalla prosa ancora, questo credo che sia ancora più evidente per te. Senti, chi era il Peter Pan che avevi conosciuto prima in scena? Ah, io ho conosciuto Giorgio Camandona e poi ho conosciuto anche Carlotta Sibilla, Ecco, anche quindi quello è io sono. particolare, perché era una donna.
sì, è vero, però è stato particolare, ma io credo che Peter Pan, al di là di tutto, sì, è un maschietto, ma anche in questo Peter Pan è un personaggio molto leggero e si presta ad essere Sì, interpretato da perché è un una donna. adolescente, comunque non ancora formato. Esatto, ed è proprio in quel passaggio. Anche Peter Pan, nonostante è così esuberante, è comunque un personaggio molto delicato, perché se in Michael possiamo trovare una parte di noi tutti, anche in Peter, perché chi è che non ha avuto difficoltà di crescere? Quindi Certo. anche questo, secondo me, non ha un'età. Si può aggrappare a livello di ricordo e sentimento in modo molto semplice. In questo Carlotta è stata molto brava. Faceva lo spettacolo da anni e lei è arrivata a fare Peter come se l'avesse sempre fatto, insomma. Mi ricordo. Senti, invece, quali sono gli upgrade di questa edizione, visto che tu l'hai vista anche precedentemente? Allora, sicuramente Maurizio ha portato un rinnovamento in alcune scene, cioè sia Maurizio che Rita, che è la coreografa, sono restii da ripetere sempre la stessa cosa. E quindi, nonostante è uno spettacolo che loro lo conoscono a menadito, loro portano in ogni coreografia, anche se lo scheletro generale rimane lo stesso, un pizzico di novità, che può essere anche semplicemente un dettaglio sonoro di un passo, di una posizione, ma è comunque un senso di rinnovamento, e questo senso di rinnovamento fa un po' respirare il musical, fa un po' prendere aria al musical e non restare in quello schema duro e che altrimenti diventerebbe ripetitivo. Certo. Per sé. C'è tanta gente che torna a vedere Peter Pan. Se torna. No, è È vero. vero, perché anch'io. È tanta gente che torna e notare quella piccola differenza fa sempre piacere, fa sempre dire: oh, che bello, però questa cosa è diversa, questa cosa è più bella così, questa cosa prima era così. E poi stiamo parlando di uno dei musical più belli italiani, comunque sia, più a mio parere, logicamente più iconico e ha avuto un enorme successo e secondo me potrebbe essere ripetibile all'infinito. Infatti, infatti. Tra l'altro hai detto una cosa che mi piace sottolineare, che negli spettacoli di Colombi c'è sempre l'accompagnamento musicale di Davide Magnabosco che appunto sottolinea i passi piuttosto che i momenti con la musica, con degli stacchi Sì. musicali. Sì, allora Davide ha creato questo impianto ed è una cosa molto particolare perché lui lo fa in diretta, Eh sì. cioè e c'è un accordo particolare da prendere, un accordo quasi di gesto, una sintonia di gesto che bisogna prendere con il pianista che è Davide e che quest'anno probabilmente sarà Alberto, ma comunque diretto da Davide Magnabosco. Ed è una cosa particolare, nuova e che dà quel senso di cartone animato. Sì, infatti. Perché non ti accorgi dove sei, guardi e dici: oh mamma, essendo noi così tanto in maschera, quindi così tanto disegnati, tra virgolette, e avendo questo effetto sonoro, beh, il cartone animato è là davanti, ci manca solamente, ecco, non so, essere non reali, ma disegnati ed è una riproduzione perfetta. Infatti mi diceva Maurizio, ci saranno ancora i video che sono stati tra l'altro rinnovati, che poi ricalcano la scena. Io mi ricordo l'inizio quando si vede la stanzetta dei ragazzi che poi diventa realtà, quindi anche questo è molto particolare. Sì, è molto particolare e il che dà quasi una dimensione tridimensionale, cioè nel senso, e anzi quadrimensionale, cioè è una fusione di più cose, cioè Sì. c'è una musica di qua, una scenografia che è in prospettiva una riproduzione reale di una casa.
più il video, quindi comunque c'è un'evoluzione maggiore di un'arte visiva ed è secondo me bellissimo. Insomma, torneremo ancora a vedere Peter Pan e chi non l'ha mai visto vada perché vale veramente la pena. Quindi, Vada e ad ogni età vada. esatto, di questo ne Questa cosa parleremo, è sì. Perché piace a esatto. tutti, l'ha detto anche Maurizio nella sua intervista e mi piace sottolinearlo. Grazie Raffaella per essere stata con noi. Grazie a te Silvia, grazie mille, Grazie, ciao. ciao.